Bentrovati in questo nuovo video. So che in tanti l'avete attesa come non so cosa, come forse il Natale, come i bambini aspettano il Natale. Siamo finalmente per la volta di gara 1 del Mugello. Voglio essere velocissimo nell'intro perché sarà una gara lunghissima, in quanto in fase di editing ci siamo resi conto che per quanto era bella la gara, conveniva metterla tutta, quindi taglierò a breve. E anzi, vi comunico che ci sarà soltanto il video di gara 1, perché gara 2 è stata praticamente l'opposto di quello di gara 1. Gara 1 è stata la gara più bella della mia vita, gara 2 sarà la gara più noiosa della mia vita. Ho fatto un solo sorpasso straconsentito, non vi dico neanche come, insomma, lo troverete alla fine del video, quindi senza perderci troppo in chiacchiere, io direi andiamo direttamente nel vivo del video. Prima pole position dell'anno, quindi ci siamo, sono abbastanza tranquillo in quanto, vabbè, bisognerà soltanto gestire. Ieri sul bagnato ero molto veloce e dobbiamo capire se sarò altrettanto veloce oggi sull'asciutto. Che figata! Come dicevo nello scorso video, si farà in pieno e questo fare dalla Casanova all'Arrabbiata 2 tutto in pieno è qualcosa di spaziale, ragazzi, qualcosa di spaziale. Solo che probabilmente nelle arrabbiate mi muore un po' il motore, però vabbè, ce la mettiamo tutta, insomma, quel che viene viene, quel che va va. E tanto ormai ci stiamo giocando tutto per tutto, il campionato molto probabilmente, se tutto dovesse andare per il meglio, sarà ancora aperto, altrimenti purtroppo già con la decisione di gara 1 sarà da chiudere, togliere ogni pensiero al campionato. Come voleva si dimostrare il motore, vabbè, ormai non devo dirvi più nulla, è risaputo che il motore non va una sega. Ok, quindi tutto sommato in scia riesco ad andare un po' di più, ma come il motore si trova fuori dalla scia si sente che va tanto sotto sofferenza.
Pertanto, come avrete visto, già che io entravo pieno nella casa nuova e Tarani mollava, infatti avrete sicuramente sentito e notato la differenza, insomma, dopo l'arrabbiata 2 ho dovuto di nuovo mollare e alzare il piede per non prenderlo, quindi tutto sommato in scia il motore non è poi così malvagio, il problema è che quando deve tirare da solo, ahimè, non va, insomma. Praticamente sarà tutta una gara a fare passo io passi tu. Il problema è che dietro si sta avvicinando Scoffin e anzi si sta facendo sempre più grande negli specchietti. Chissà se riusciremo comunque a mantenere il nostro ritmo e andare o Scoffin sarà terzo incomodo della lotta.
Ok, ormai è assodato che Schofield si sta facendo sotto, ma è lui che sta andando troppo forte o noi che ci stiamo dando troppo fastidio? Perché in fin dei conti sì, è vero che stiamo facendo passo di passi tu, ma il tempo sul giro continua a migliorare. Probabilmente stiamo esagerando noi. Ok, è evidente che lui ne ha di più, quindi proverò a riattaccarmi a Tarani grazie a lui. Però chissà se ci riuscirò o meno, insomma, il motore mi sta proprio andando giù e niente, si sente che proprio non ce la fa. Probabilmente sulle cambiate fuma ancora, quindi ahimè c'è ben poco da fare, il motore è andato.
sta iniziando l'ultimo giro di gara e posso provare a fare l'impossibile, il tutto e per tutto, anche se sono molto lontani e molto probabilmente non riuscirò a riprenderli. Mi dovrò accontentare così della terza posizione e abbandonarmi all'idea di poter vincere il campionato. Mi sono riavvicinato moltissimo, però a quanto pare non è bastato, anche se proprio in questo giro, quindi nell'ultimo giro avvelenatissimo, come avrete potuto vedere, ho fatto il miglior giro della gara e il record, anzi addirittura è stata una cosa strabiliante perché dopo di me il migliore è stato Schofield a circa 6 decimi e Tarani il best che ha fatto è stato un secondo da me. Quindi i tempi c'erano e il guidare avvelenato ha pagato, però non si poteva fare tutta la gara così, quindi ahimè ho dovuto riservare questo spiraglio di energie per la fine. Comunque, vi metto subito dopo il video di gara 2, di quel piccolo spezzone di cui vi parlavo all'inizio di gara 2 e niente, ci vediamo dopo il video di gara 2.
ragazzi, quindi come vi avevo accennato, insomma, avrete potuto constatare con i vostri occhi che gara 2 c'è stato solo quel sorpasso, quindi è stata una emerita cagata. Comunque, il video finisce qui, ci vediamo prossimamente a Misano e il campionato ormai si è chiuso perché con il terzo posto in gara 1 e il secondo posto in gara 2, Tarani facendo purtroppo 100 punti, non c'è più nulla da fare. Però probabilmente potrebbe piovere anche a Misano, quindi vabbè, restate connessi che non vi dico niente. Questo video appunto finisce qui, io vi auguro di cuore un buon anno, visto che ormai siamo giunti nel 2021, quindi un buon anno di cuore e ci vediamo nel prossimo video.